La settima si chiude la giornata con il premio Zio Billy. La corsa con maggior dotazione della giornata è un handicap. Cavalli di categoria F al primo nastro a 2060 sono in 4, 1 Zimmerman, Maurizio Cheni, 2 Oref KS, Antonio Greppi, 3 Zola Bad, Vincenzo Piscuoglio, 4 Tresor ZS, Andrea Farolfi. A 2080 cavalli di Edi, 5 Z-Way Fox, Roberto Vecchione, 6 Volcada Bar, Antonio Di Nardo, mentre a 2100 cavalli di categoria CB con 7 Fonwise S con Federico Esposito al posto di Alessandro Gocciadoro. Cavalli agli ordini dello starter. Uno, due, tre. Buona la prima. Veloce, Oro FKS con Antonio Greppi prende il comando. Su, vediamo al largo, Tresor ZS che si sistema a secondo davanti a Zimmerman. Poi Zola Bad, mentre avanza subito al largo Volcada Bar che ha girato bene. Vediamo se Antonio Greppi lascerà strada alla leva di Antonio Di Nardo. Così è. Quindi Volcada Bar è al comando dopo mezzo giro, davanti a Oref KS, poi Tresor ZS, Zimmerman, Zola Bad, Z-Way Fox e in coda Fonwise S, 400 in 31.2. Ora Volcada Bar viaggia di conserva, l'avversario è in coda al gruppo, Oref KS sempre lì, secondo alla corda. 600 che vanno via in 48, appena abbondante, retta di là, Volcada Bar, Oref KS, Tresor ZS, sposta Zola Bad in anticipo su Z-Way Fox, mette la testa di fuori, ma probabilmente si vuole far coprire Vincenzo Piscuoglio, perché avanza Z-Way Fox, si lascia sfilare la femmina e ne prenderà la schiena. Intanto il giro è completato in 1-4-6, sempre in vantaggio la figlia di Gotemas Wood di Gennaro Casillo che passa il chilometro in 1.20.6. Z-Way Fox cerca di avanzare al largo, la corsia esterna è composta da, anche da Zola Bad e Fonwise S che ha lasciato la corda. Tanto Volcada Bar percorre la frazione qui davanti alle tribune in 15.2. Sempre Oref KS nella sua scia davanti a Tresor ZS e Zimmerman, mentre il treno esterno è composto da Z-Way Fox, Zola Bad e Fonwise S. Curva passata dalla femmina in 15.4, retta di là ancora Salda Battistrada, Volcada Bar, Z-Way Fox è fermato lì ai fianchi di Oref KS, poi Zola Bad e Fonwise S. Punizioni che non mutano, retta di là passata in 14.7, siamo all'imbocco dell'ultima curva con in vantaggio sempre Volcada Bar su Oref KS, ancora tonico nella sua scia su Tresor ZS, stenta ad avanzare Z-Way Fox, ma anche quelli da dietro fanno fatica perché il ritmo ora è molto sollecito, 14.6 la curva finale, si presenta in netto vantaggio Volcada Bar su Oref KS, Volcada Bar viene a vincere facilmente la lotta per il secondo posto, probabilmente vede il numero 5 di Z-Way Fox su Oref KS, poi di dentro anche Tresor ZS, da rivedere la lotta per il secondo posto, 28.6 a chiudere per la figlia di Gotemas Wood, Volcada Bar, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, la scuderia Royal Trotting vengono a vincere dopo ottima partenza che le ha consentito di sfilare al comando dopo mezzo giro, poi vince facilmente in mano. Vediamo Antonio Di Nardo che non deve neanche muovere le mani e Z-Way Fox coglie il secondo posto su Oro FKS mentre al quarto Tresor ZS. È tutto per la giornata di oggi all'Ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo il prossimo appuntamento per domenica prossima.